Dopo il successo della prima edizione, torna a Castiglion Fiorentino il festival più ghiotto di sempre, dove si incontrano le più importanti e rinomate culture europee della birra. Grazie a Ghiotto Beer è possibile far viaggiare il gusto nell'Europa dei principali produttori di birra in un'atmosfera davvero unica: Regno Unito e Irlanda, passando poi per Germania, Belgio e arrivando finalmente in Italia. Cornice dell'evento sarà Settore 20, il locale rivelazione del momento ricavato dal recupero di un ex magazzino ortofrutticolo che si trova lungo la strada regionale 71, proprio alle porte di Castiglion Fiorentino. Tanta birra, anche specialità gastronomiche legate alla birra. Con questo evento, che abbiamo già la seconda edizione l'anno scorso, abbiamo fatto, diciamo, una cosa simile. Quest'anno sarà un po' più strutturata per quanto riguarda la qualità delle birre e la lavorazione delle birre e anche i prodotti. Abbiamo diviso varie tipologie di birra in base anche al metodo di produzione e alle materie prime che vengono utilizzate. Abbiamo un banco totalmente dedicato alle IPA e al mondo anglosassone e scozzese per quanto riguarda la produzione della birra. Abbiamo tutte le parti del Belgio e anche la birra caduta tedesca, nonché la nostra Vitrognola, che è la nostra birra, insomma, diciamo di punta, che abbiamo puntato Made in Italy, 100% Made in Italy, con qualche, diciamo, lavorazione sul farro e prodotti un po' più particolari. E in più abbiamo abbinato tutte queste varie tipologie di birra e questi metodi, queste mentalità, diciamo, con cui interpretare la birra, ai piatti tipici delle varie nazionalità, che poi sono un po', non posso dire, la patria. Noi siamo molto abituati in Italia, chiaramente, alla cultura del vino. Personalmente, io personalmente, ma un po' tutti noi, venendo dal mondo della birra, dal mondo dei pub, e comunque essendo amanti di questa bevanda, poi è una delle più antiche, diciamo, dell'essere umano, abbiamo provato a proporre non le classiche, tra virgolette, birre industriali, birre fatte in serie, ma un po' delle eccellenze d'Europa, alle quali abbiniamo, speriamo, possiate poi giudicarlo, le eccellenze dei piatti europei. E tra i protagonisti di Ghiotto Beer non poteva mancare un'eccellenza tutta italiana, quella della Petrognola, birra produzione interamente artigianale, è nata da un'interessante alchimia di elementi, spezie e grande passione. Io sono figlio di contadini, mi piace di più la parola contadino, mi piace più, la sento più rustica. Vengo proprio da un paesino in aperta campagna della Lunigiana. Poi sono andato a abitare la Garfagnana conoscendo mia moglie e da lì ho scoperto il mondo del farro. Però avevo dentro di me una passione da molti anni, che era la birra. Da ragazzo facevo anche il vino, e mi mancava questa cosa, questo intermedio. E vivendo in questo luogo, con il farro che mi cresceva attorno, pensavo, perché non posso usare il farro per fare la birra? E da lì è scaturito tutto questo progetto intorno alla Petrognola. È nato proprio per la passione che avevo per certe cose. Ecco, e quali sono i primi prodotti ai quali ti sei approcciato e anche quelli di eccellenza che ricordi con più piacere? Allora, proprio la prima birra che ho fatto è una 100% farro che ho fatto in un pentolo dove mia madre cuoceva il minestrone al camino un tempo. E ho fatto proprio questo farro, l'ho maltato da solo nel forno della stufa. Mia moglie mi voleva buttare fuori casa quando ho fatto questa cosa, però è stata proprio la prima 100% farro. E da lì poi naturalmente ho divagato un po', dei veri stili non ne ho mai approcciati, perché usavo il farro in una maniera anche non consona per il mondo della birra. Solo dopo in Italia si è preso veramente a parlare di farro nella birra. Io sono stato il primo ad usarlo in un certo modo, e forse anche un po' da pazzo, perché la prima birra 100% farro è questa qua, almeno in Italia. Ma fatta in questo sistema, con questo tipo di farro, sicuramente lo è anche nel mondo, perché in Germania la fanno nel 100% farro, ma è totalmente diverso, cioè un altro tipo di farro, in un altro modo. Tant'è vero, mi hanno dato un po' del pazzo anche in Germania quando sono andato a farmi maltare il farro.
un incontro a Retino, in terra di Arezzo, al settore 20, e, insomma, si preannunciano 4 settimane a tutta birra proprio. Sì, 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 e questo mi fa molto piacere anche perché, cioè, non solo Gianfranco, che è l'anima di questo locale, ha fatto una cosa e dire eccellente è dire poco, dire. Cioè, mi riempie di orgoglio essere qua personalmente, essere qua con le birre, cioè, in un locale come questo, con una persona come Gianfranco che dirige tutto questo. Per me è un orgoglio. Parlando prima c'è stato un po' dato qualche anticipazione, passiamo dalle birre tedesche a quelle inglesi per arrivare a quelle scozzesi e anche un salto in Belgio. Il tuo giro quale sarà? Allora, diciamo che all'inizio non mi sono affacciato a nessuno stile, proprio perché adoperando il faro in maniera un po' così, non troppo consona come vedo prima, non posso dire che all'inizio mi sono affacciato a qualche nazione di riferimento. Poi però dopo ho preso una strada, che è quella, diciamo, più del Belgio, perché ho fatto anche altre birre che naturalmente il faro poi è in percentuale. Ne ho solo una che è 100% faro, le altre sono tutte birre con malto d'orzo come base, poi faro in percentuale e anche altre di solo malto d'orzo. Le APA sono le American Pale Ale che adoperano dei luppoli americani molto particolari, ma richiamano lo stile inglese, le IPA, Indian Pale Ale vorrebbe dire. In pratica è lo stile di birra che adottavano gli inglesi quando portavano la birra le loro colonie giù nelle Indie, nelle colonie nelle Indie, ai loro militari se vogliamo. Perché lungo il viaggio, che durava tantissimi giorni con le navi di quel tempo, attraversando l'equatore, quindi di diverse temperature, la birra normale non campava. Quando arrivavano laggiù la birra era da buttare a mare. Hanno provato a mettere molto più luppolo all'interno proprio del liquido, addirittura in dry hopping, si dice, vuol dire messo durante la fermentazione o addirittura a fine fermentazione. Questo luppolo è un ottimo conservante, è un antibatterico naturale.